Ciao amici del laboratorio artistico, io sono Carla. Quello che vedete qui è un semplice foglio di plastica trasparente, riciclato, un pezzo che avevo avanzato. E adesso vi farò vedere una tecnica molto carina per disegnare la pioggia. Con un pennarello a punta grande oppure un evidenziatore come sto facendo io, facciamo delle strisce trasversali con l'azzurro e poi con il blu. Adesso andiamo semplicemente ad applicare sul foglio. Aspettiamo qualche secondo che si trasferisca bene il colore e voilà, il gioco è fatto, semplicissimo. Se vogliamo possiamo fare una seconda passata. Io, per esempio, in questo secondo giro ho messo del blu. Ed ecco qua, molto divertente come sfondo, non trovate? Adesso utilizzo questo sfondo per sviluppare il tema che avevo già presentato nel video precedente, cioè quello dei doodle di piante. Questa volta complico un po' la situazione, nel senso che invece di fare un unico stelo, vado a fare delle piccole ramificazioni, ma molto molto semplici. In punta faccio dei fiorellini e poi decoro con delle foglie. Provateci anche voi, oppure provate a sbirciare come sono fatti i rami, le foglie e le piante nel vostro giardino o nell'aiuola, del parco vicino a casa e trovate delle nuove soluzioni creative e divertenti. Nel frattempo io, come sempre, vi invito ad andare a vedere tutte le altre idee creative che ci sono sul sito www.scuolearte.it e magari a iscrivervi. Ciao da Carla, buona arte a tutti, ciao ciao!